Bentornati su Sicilia 24, nuova edizione di Spazio Notizia. In primo piano la guerra in Ucraina. Andiamo a vedere gli ultimi aggiornamenti. Ammonterebbero a 33.150 le perdite fra le fila russe dal giorno dell'attacco di Mosca all'Ucraina lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate Ucraine diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 33.150 uomini, 1.456 carri armati, 3.563 mezzi corazzati, 734 sistemi d'artiglieria, 233 lanciarazzi multipli, 97 sistemi di difesa antiaerea. E intanto ogni giorno 10-15 persone arrivano nell'ospedale di Mariupol con sintomi di colera e o dissenteria, ma siccome nella città occupata dai russi non ci sono farmaci, le persone vengono semplicemente rimandate a casa. Lo rende noto il consigliere del sindaco di Mariupol, Andriushenko, su Telegram. Secondo Andriushenko, un convoglio del Comitato Internazionale della Croce Rossa è stato visto ieri nel distretto della riva sinistra delle città con quattro camion di aiuti umanitari. Ci auguriamo che attraverso il libero accesso il comitato intervenga. Gli stessi occupanti non stanno facendo nulla, nemmeno un divieto alla vendita di pesce vivo, che è una delle maggiori fonti di malattie. E la situazione umanitaria nell'Ucraina orientale è estremamente allarmante e continua a deteriorarsi. Lo afferma l'ONU. A quasi 4 mesi dall'inizio della guerra, la situazione umanitaria in tutta l'Ucraina, in particolare nel Donbass orientale, è estremamente allarmante e continua a deteriorarsi rapidamente, ha affermato in una nota l'Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari Umanitari. Questi dunque gli ultimi aggiornamenti che arrivano dall'Ucraina. Adesso torniamo a occuparci della morte della piccola Elena, dell'omicidio della piccola Elena, perché ci sono delle novità. Ha parlato nuovamente l'avvocato Gabriele Celesti, legale di Martina Patti, lo ha fatto prima di entrare nel carcere di Catania, dove è in programma l'interrogatorio di garanzia davanti al GIP per la convalida del fermo della donna che ha ucciso Elena. Quello che mi ha detto in videochiamata non posso dirlo, ha affermato l'avvocato. Non è in uno stato d'animo sereno. Quando parla di sua figlia è travolta dall'emozione e piange. Vedremo se stamattina parlerà. Valuteremo insieme, ha aggiunto l'avvocato, se rispondere alle domande del giudice o avvalersi della facoltà di non rispondere. Se lei vorrà colmare alcuni buchi, allora farà dichiarazioni aggiuntive, ma potrebbe scegliere di non farle in questa fase e le farà più avanti. Intanto le indagini proseguono, ci sono ancora alcuni lati oscuri da chiarire, ad esempio il corpo della piccola Elena è stato ritrovato seminudo con i pantaloncini accanto. Potrebbe essere un depistaggio da parte della mamma con l'obiettivo di inscenare un abuso sulla figlia, sempre ricollegandolo al famoso rapimento. Bisogna capire poi se Martina Patti ha agito da sola o se qualcuno può averla aiutata. In tal senso, le telecamere di videosorveglianza della zona potrebbero essere decisive. La donna ha sempre sostenuto di aver agito da sola, ma gli inquirenti ovviamente vogliono accertarsi che abbia detto la verità. Ed ora invece parliamo di Matteo Salvini. Anche in questo caso ci sono delle novità per quanto riguarda il processo Open Arms con Salvini a Palermo e ha parlato prima di entrare nell'aula bunker del Lucciardone, dove appunto è prevista l'udienza del processo. Conto di poter dimostrare che ho semplicemente fatto quello che era mio diritto fare, ha dichiarato, senza mettere a rischio la salute di nessuno. Una nave spagnola che non vuole andare in altri paesi non si capisce perché deve arrivare in Italia. Se tutte le navi del mondo decidono di andare a Lampedusa, è un problema. Il leader della Lega ha poi detto: ho sentito il sindaco di Lampedusa, l'isola ha un tetto per i migranti di 300 e ne ha invece 1.500. Immaginate per il turismo. Ieri sono sbarcati più di 1.000 clandestini. Ricordiamo che in questo processo Salvini è accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per aver impedito, quando era ministro dell'Interno, lo sbarco dei migranti soccorsi dall'imbarcazione dell'ONG spagnola ad agosto del 2019. Torneremo
chiaramente anche su questa vicenda nel corso della giornata. E allora parliamo ancora di cronaca con una notizia da Caltanissetta, dove sono state arrestate due persone per traffico di sostanze stupefacenti. Vediamo il servizio. La Polizia di Stato ha eseguito due misure cautelari della custodia in carcere, provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta su richiesta della locale Procura della Repubblica. L'attività degli investigatori della squadra mobile ha avuto inizio nel mese di settembre 2021 ed è terminata a febbraio 2022. Durante le indagini, i poliziotti della sezione narcotici della squadra mobile Nissena hanno eseguito più arresti in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di cocaina. Le attività di indagine, di tipo tradizionale e mediante l'uso di sofisticati sistemi tecnologici, hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dei due indagati. Pertanto il GIP ha ritenuto di dover disporre la loro cattura perché questi venissero condotti in carcere. Gli agenti della Polizia di Stato, alle prime luci di questa mattina, hanno eseguito le misure cautelari accompagnando gli indagati presso l'istituto di pena, dove resteranno a disposizione dell'autorità giudiziaria. A Catania invece un uomo è stato arrestato per avere rubato delle pedane da un ponteggio allestito in un cantiere. Vediamo il servizio. I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale hanno arrestato in flagranza di reato un 31enne catanese gravemente indiziato di tentato furto aggravato. Nella nottata i militari sono intervenuti a seguito della segnalazione di alcune persone che avevano notato strani movimenti all'interno di un cantiere edile. Sopraggiunti prontamente nei pressi del ponteggio segnalato, allestito per la ristrutturazione della facciata di un condominio, i carabinieri hanno trovato alcune persone che indirizzavano i militari verso una strada limitrofa, laddove hanno sorpreso il 31enne che tentava di divincolarsi dalla presa di altri due passanti. Dalla ricostruzione dell'accaduto, i carabinieri hanno appurato che poco prima un residente, avendo udito dei rumori di lamiere, insospettitosi, era sceso in strada per verificare cosa stesse accadendo e aveva trovato il 31enne, unitamente a due complici, che si davano da fare per smontare le pedane in acciaio del ponteggio. A seguito di una ispezione dell'area del cantiere, i militari hanno constatato che la rete di recinzione in plastica era stata tagliata e che già 10 pedane in acciaio mancavano dall'impalcatura, mentre altre 10 erano state smontate in più punti e approntate per essere asportate. I carabinieri, su disposizione dell'autorità giudiziaria, hanno sottoposto il 31enne agli arresti domiciliari, laddove tuttora permane all'esito della convalida. Restiamo nel catanese, a Paternò, la lite tra vicini, l'ennesima lite tra vicini, stavolta è degenerata con uno dei due che addirittura ha esploso dei colpi di pistola ad aria compressa. Vediamo il servizio. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Paternò hanno denunciato un 67enne del posto poiché gravemente indiziato di porto abusivo di armi, minaccia e lesioni personali. Nel corso della mattinata è pervenuta la segnalazione da parte di un residente che chiedeva l'intervento per una lite in atto tra persone in strada. I militari, giunti tempestivamente in via Genova, constatavano la presenza dei sanitari del 118, intervenuti con due ambulanze e già allertate dagli astanti e dalle parti coinvolte nel litigio appena consumato, che stavano prestando le cure mediche ai diversi componenti dei due nuclei familiari coinvolti a vario titolo nella colluttazione. Le attività di accertamento svolte dai militari hanno consentito di risalire alle motivazioni dell'aggressione, che sarebbero da ricondurre alla gestione di un passo carrabile, regolarmente autorizzato, di pertinenza del denunciato e utilizzato invece come area di parcheggio, nonché ad altre vicende di diversa natura che nel tempo avrebbero deteriorato i rapporti di vicinato. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, all'esito dell'ennesimo confronto tra i due capofamiglia, la discussione sarebbe degenerata in una lite nel corso della quale il titolare del passo carrabile, messo in inferiorità numerica per il sopraggiungere del figlio della controparte, avrebbe deciso di armarsi con una pistola ad aria compressa e, dopo aver minacciato i due antagonisti, esplodeva diversi colpi all'indirizzo del figlio, attingendolo al costato e causandogli ferite poi giudicate guaribili in 15 giorni. Il padre del giovane, avvedutosi che la pistola utilizzata non era un'arma da fuoco, rivolgeva le sue rimostranze per il gesto compiuto avvicinandosi davanti al garage del rivale, che però, nella circostanza, mostrava una seconda pistola con atteggiamento minaccioso, intimando al contendente di allontanarsi. Sedati gli animi, i carabinieri hanno sequestrato le due pistole semiautomatiche di libera vendita, prive del tappo rosso, trovate in possesso del 67enne. Parliamo ancora di cronaca, ci spostiamo però nell'Agrigentino. I carabinieri
del centro anticrimine Natura del comando provinciale di Agrigento, unitamente ai militari dell'arma della locale stazione e del personale veterinario dell'ASP, hanno effettuato dei controlli in tre attività commerciali nel comune di Ioppolo Giancaxio nell'Agrigentino, rinvenendo alimenti non idonei al consumo umano e riscontrando diverse violazioni in materia di autorizzazioni e tracciabilità dei prodotti. Nello specifico sono stati sequestrati complessivamente 73 kg di prodotti alimentari vari, molti dei quali mancanti della certificazione e della tracciabilità. Accertata anche l'assenza di documentazione sanitaria per la preparazione degli alimenti nei locali della cucina, nonché il mancato ritiro dei generi alimentari con data di scadenza superata. Pertanto sono scattate sanzioni amministrative per un totale complessivo di 20.000 euro. E prima abbiamo visto le parole di Salvini, il quale ha fatto il punto della situazione a Lampedusa. Ebbene, a Lampedusa si sono registrati nuovi sbarchi, 12 tunisini stavolta sono arrivati nella notte dopo che il barchino di 5 metri sul quale viaggiavano è stato intercettato nelle acque antistanti all'isola. Tutti sono stati portati all'hotspot di Contrada Imbriacola, dove, come ha sottolineato il leader della Lega, al momento si trovano oltre 1.000 ospiti a fronte di 350 posti disponibili. Dunque una struttura assolutamente al collasso per una situazione di grande emergenza che continua ad aggravarsi purtroppo giorno dopo giorno. Ancora cronaca, ma adesso una notizia da Palermo, dove la DIA ha confiscato beni per 20 milioni di euro a Salvatore Vetrano, 51enne imprenditore palermitano nel settore dei surgelati. Il provvedimento è stato emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo ed è divenuto definitivo dopo la conferma della Corte d'Appello. L'imprenditore è considerato vicino al mafioso Gianfranco Puccio e a Giuseppe Salvatore Riina, figlio della capomafia Totò Riina. Le indagini della DIA avrebbero documentato come la sua scalata imprenditoriale fosse inserita all'interno di una commistione di interessi tra mafia e impresa, circostanze che hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia, i quali hanno confermato che le attività imprenditoriali di Vetrano erano state realizzate grazie all'appoggio e al sostegno di Cosa Nostra, in cambio di una quota da versare periodicamente o dell'eventuale disponibilità ad assumere personale. L'imprenditore sarebbe riuscito ad accumulare negli anni un ingente patrimonio immobiliare aziendale, incrementato peraltro da finanziamenti erogati dal Fondo Europeo per la Pesca in Sicilia, a cui lo stesso è riuscito ad accedere e, scrivono i giudici, da una persistente condotta elusiva degli adempimenti fiscali connessi alla propria attività commerciale. Ed ora andiamo a parlare di Covid. Sono aumentati di recente i casi in Sicilia. Allora la regione siciliana ha emesso il consueto bollettino settimanale in cui in effetti si evince un incremento delle nuove infezioni da Covid. Facciamo il punto. Nella settimana dal 6 al 12 giugno si assiste in Sicilia per la prima volta dopo due mesi a un incremento delle nuove infezioni da Covid-19. L'incidenza di nuovi positivi è pari a 17.316, più 21,9%. E quanto emerge dal bollettino settimanale del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico della Regione. Il tasso di nuovi casi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Catania e Siracusa. Le fasce d'età maggiormente a rischio risultano quelle tra i 60 e i 69 anni, tra i 45 e i 59 anni e tra i 70 e i 79 anni. Le nuove ospedalizzazioni invece si riducono lievemente. I dati relativi alla campagna vaccinale fanno riferimento alla settimana dall'8 al 14 giugno. Nella fascia d'età 5-11 anni, i vaccinati con almeno una dose si attestano al 27,58% del target regionale. Hanno completato il ciclo primario 73.110 bambini, pari al 23,72%. Gli over 12 anni vaccinati con almeno una dose si attestano al 90,56%. Ha completato il ciclo primario l'89,28% del target regionale.
Complessivamente i vaccinati con terza dose sono 2.734.514, pari al 73,23% degli aventi diritto. Sono 999.582 i cittadini che possono effettuare la somministrazione booster ma non l'hanno ancora fatta. Dal 1 marzo, infine, sono state effettuate complessivamente 28.726 somministrazioni di quarta dose, di cui 20.726 ad over 80. Chiudiamo questa edizione di Spazio Notizia, ma ci ritroviamo più tardi, ovviamente, su Sicilia 24. A dopo.